Esiste un libro, edito nel 1986, dalle Edizioni Mediterranee, dal titolo La barriera magnetica. Un testo che possiamo definire molto ma molto intrigante. Il libro, scritto dall'ingegner Giovanni Battista Ferlini, narra come nel corso di ricerche egli si sia casualmente accorto di uno strano fenomeno visivo generato da due magneti permanenti che interagivano. Disponendo due calamite a forma di cavallo, in modo che i poli opposti si attirino, se si avvicinano molto lentamente, si arriva ad un punto critico d'attrazione. Qualche istante prima la forza d'attrazione è piccola, ma con un ulteriore piccolo movimento di avvicinamento la forza attrattiva cresce in modo molto forte. Quando ciò accade, Ferlini notò che nella zona centrale di collegamento tra le due calamite la visione dello spazio perdeva di trasparenza e si deformava leggermente come se ci fosse una lente. A suo dire anche altre persone, con un po' di esercizio, riuscirono a notare tale anomalia. A questo punto egli provò a disporre quattro potenti magneti permanenti in acciaio, in una disposizione a croce. Con opportuno sistema di leve era in grado di far avvicinare micrometricamente le calamite. Arrivati nella zona critica, le calamite incominciarono a vibrare, violentemente. Avvicinando ulteriormente di pochissimo, si cominciò a formare una nebbiolina azzurra e nell'aria si sparse un odore di ozono. Ripetendo tale esperimento in grande, con potenti magneti del peso di svariati quintali, il fenomeno si ripeté. Questa volta, a causa di un incidente, lo stesso Ferlini venne avvolto dalla nebbia e sparì dalla vista. Egli sostiene, sia nel libro che in un'intervista a Rai 3, di aver visto un altro posto. L'esperimento nel frattempo prosegue e gli assistenti osservarono la nebbia espandersi notevolmente e cambiare colore, passando per tutta la gamma dell'arcobaleno. Finalmente egli ricomparve alla vista degli assistenti esterrefatti. Curiosamente la maschera antigas che aveva con sé sparì e non fu più possibile trovarla. Del racconto esiste anche una registrazione sonora in un'intervista fatta a Rai 3 con il compianto Pietro Cimatti. Il portale dimensionale di Ferlini, o come lo definì lui stesso, barriera magnetica, è un vero e proprio sistema di phase shifting che permette di collegare la dimensione che per convenzione definiamo fisica con altre dimensioni del multiverso olografico. Ferlini la definì barriera magnetica perché fondamentalmente è questo ciò che è, un muro magnetico che vibra una specifica frequenza e che costituisce uno squarcio dimensionale. La costruzione del portale alla Ferlini è molto semplice concettualmente, non richiede dei circuiti elettronici. Si basa solamente su quattro magneti permanenti posizionati tra loro sui quattro punti cardinali. Nell'esperimento Ferlini usò magneti molto grandi di acciaio che pesavano diversi quintali ciascuno. In teoria la dimensione dei magneti dipende dalla dimensione dell'area che si vuole influenzare e quindi per le aree più piccole basta usare magneti più piccoli e pratici. Questo significa che in teoria non servono grosse potenze per creare un portale in una zona piccola e lo deduciamo dallo stesso racconto di Ferlini sulla sperimentazione che fece con questi magneti ad U. Giovanni Battista Ferlini iniziò la sua avventura studiando le piramidi di Giza. Inizialmente non era interessato allo studio dei portali e nemmeno ne sospettava la fattibilità pratica. Durante i suoi esperimenti con le riproduzioni delle piramidi si accorse che l'energia di tipo magnetico emessa dalle piramidi aveva una forte influenza su diverse variabili come ad esempio la schermatura dei raggi cosmici. Oggi, dopo numerose sperimentazioni, sappiamo bene come agisce l'effetto di forma delle piramidi sull'etere e la loro azione magnetica che è solo una risultante del campo torsionale emesso dalla punta della piramide stessa. A quel tempo però gli esperimenti con le piramidi fecero riflettere molto Ferlini, il quale si accorse che la forma e la disposizione dei materiali usati creavano interazioni più o meno forti con svariati effetti.
La geniale idea che ebbe Ferlini fu quella di simulare il campo energetico della piramide usando dei magneti permanenti. In fondo, dalle sue sperimentazioni era evidente che c'era un collegamento diretto tra l'energia delle piramidi e il magnetismo. Con i suoi collaboratori smontò un motore elettrico e ne estrasse quattro magneti permanenti ad U che stavano nello statore. Li dispose su quattro angoli e mentre regolava le reciproche distanze mantenendo i poli alternati, notò che c'era una distanza critica in cui si manifestava una forza di attrazione molto brusca, e se regolava la distanza in modo che tale forza fosse sul confine tra debole e forte, si formava una barriera offuscata al centro che impediva di vedere il tavolo sottostante. Capì quindi che la sua teoria era giusta e che l'esperimento doveva essere riprodotto su una scala maggiore. Ordinò quindi quattro magneti ad U molto grossi, fatti di acciaio dolce, successivamente magnetizzato. Ognuno pesava diversi quintali e furono trasportati con un camion. Li dispose su delle slitte, regolabili con viti senza fine, sul pavimento del laboratorio, e iniziò la sperimentazione con i suoi colleghi. Avvicinando i quattro magneti arrivò a una distanza critica, un confine molto sottile e preciso in cui la forza di attrazione reciproca diventava improvvisamente da debole a molto intensa. La vite senza fine era molto precisa e ci volevano molti giri per spostare i magneti. In questo modo poté regolare la distanza critica finemente, studiando quale posizione dava i migliori risultati. Raggiunta la posizione ottimale delle forti vibrazioni, scossero tutto il laboratorio e i magneti iniziarono a vibrare molto probabilmente per l'intensa attrazione. Una nebbiolina grigiastra azzurrognola iniziò a formarsi nella zona circoscritta dei poli dei magneti e Ferlini dedusse che poteva essere ozono, perciò si dotarono di maschere antigas per evitare le esalazioni velenose. La nebbiolina diventava di colore sempre più intensa e verso il verde a mano che si raggiungeva la posizione critica. Mentre i suoi assistenti stavano più a distanza, Ferlini si avvicinò al portale, appoggiandosi su uno dei magneti per scrutare più da vicino la barriera magnetica. Siccome la maschera gli limitava la vista e i movimenti, decise di togliersela e l'appoggiò su uno dei magneti. Avvicinandosi alla barriera, si ritrovò catapultato di fronte alle piramidi di Giza, ma non quelle odierne, bensì nell'epoca in cui le piramidi erano intere, con la punta di quarzo rivestita in metallo, ossia prima del grande cataclisma che sconvolse la Terra 12.000 anni fa. Ad un certo punto si sentì chiamare da lontano e si ritrovò nel laboratorio con la macchina spenta. Si avvicinò ai suoi assistenti allarmati, i quali asserivano che il dottor Ferlini l'avevano visto scomparire tra i magneti per diverso tempo, per poi rivederlo in piedi davanti a loro non appena disattivarono il portale, allontanando i magneti tra loro. Consultandosi con i colleghi, scoprì che decisero di interrompere l'esperimento quando si accorsero che c'era stata una brusca variazione di flusso tra due dei quattro magneti. Riguardo la sua assenza non gli diedero peso inizialmente perché pensarono che si era solo allontanato momentaneamente. Non potendo spiegare perché all'improvviso non lo vedevano più con loro, pensarono che forse non si erano accorti dei suoi spostamenti nel laboratorio. Ferlini raccontò quello che vide durante il viaggio. Attraverso la barriera magnetica scoprirono che la maschera antigas di Ferlini era scomparsa e non riuscivano più a trovarla nonostante nessuno era riuscito dal laboratorio e le maschere fossero state indossate tutte tranne quella di Ferlini che appoggiò su uno dei magneti. Scoprirono successivamente che la variazione di flusso tra i due magneti era situata nella posizione vicina a quella dove Ferlini appoggiò la maschera sul magnete stesso. Ipotizzarono giustamente che nel momento in cui Ferlini si sporse nella barriera, dovette far cadere la maschera nella barriera, finendo chissà dove. Sulla maschera c'erano riportate le iniziali con l'indirizzo di Ferlini. Mesi dopo la maschera arrivò per posta a Ferlini e il mittente era in Egitto, precisamente al Cairo. La maschera era stata teletrasportata in Egitto e chi la trovò pensò gentilmente di rispedirgliela. Altra nota importante sull'esperimento è che l'ozonometro posto vicino al portale non rivelò tracce di ozono e che anche quando ci si avvicinava alla nebbiolina si poteva respirare bene, non come quando ci si trova in un gas. Ferlini definiva questo esperimento campo unificato. Ecco perché i poli devono essere alternati ed ecco anche perché c'è una distanza critica precisa.
perché geometricamente quando le calamite sono alla distanza precisa creano un flusso tondo rotatorio che si rafforza. Ora, una volta creato il campo rotante, bisogna impostare una frequenza di risonanza che ci ricolleghi a una specifica dimensione o punto spazio-temporale dell'ologramma multiverso. Nel caso di Ferlini, tale vibrazione poteva essere stata indotta sia dalle vibrazioni meccaniche dei magneti per semplice attrazione che dalle vibrazioni indotte da lui stesso quando ci si appoggiò. Sicuramente non era un sistema preciso perché soggetto a molte vibrazioni spurie. Ogni vibrazione meccanica sui magneti produceva un'increspatura sul campo della zona critica. C'è però un indizio molto interessante. Ferlini non vagò a caso, ma fu portato proprio dove lui desiderava andare, sia consciamente che inconsciamente, ossia nel tempo delle piramidi su cui era basata tutta la sua ricerca scientifica. Questo indica che una volta aperto il varco, la mente stessa è libera di scegliere dove e in che tempo spostarsi. Nelle proiezioni extracorporee solo il corpo astrale è libero di andare dove vuole, ma nel phase shifting tutto il corpo, compreso quello fisico, si innalza di vibrazione, rendendolo facile da spostare dove si vuole. La maschera invece fu sempre portata in Egitto, ma non nello stesso tempo. Evidentemente la variazione di flusso indotta dal suo passare attraverso la zona critica ha spostato la variabile tempo, facendola arrivare nei tempi moderni. Sembra che nessuno abbia più ripetuto questo esperimento, ma sembra anche che questo esperimento sia molto, ma molto simile a quello dell'esperimento Philadelphia.